DOP, denominazione d'origine protetta, IGP, indicazione geografica protetta, e STG, che significa specialità tradizionale garantita, sono marchi di tutela giuridica che la Comunità Europea attribuisce a particolari prodotti agricoli ed alimentari. Una STG può essere attribuita a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una composizione specifica e tradizionale e che esistano da almeno 30 anni. Quindi, una STG non è legata ad un luogo o territorio. L'STG latte fieno è disciplinata dal Regolamento di esecuzione europeo numero 304 del 2016, con denominazioni diverse a seconda degli stati che ne hanno fatto richiesta. Hey Milk, You Milk, Lait de Foie, Lecce de Eno. Il latte fieno può provenire da bovine allevate in modo convenzionale o biologico. In Italia, il MIPAFT, il 7 marzo 2017, ha approvato il piano di controllo della STG latte fieno. Con il latte fieno si possono fare yogurt, formaggi, gelati e latte da bere, sia fresco che UHT, e si può scrivere in etichetta che derivano dal latte fieno. Per produrre latte fieno, le bovine non possono mangiare insilati, ma erba, fieno e pochi concentrati, tutti non modificati geneticamente. È vietata la presenza in allevamento degli insilati e delle attrezzature per produrli. Molta gente pensa che questo tipo di alimentazione delle bovine sia più rispettosa della loro etologia, che il latte fieno abbia effetti positivi sulla salute e sia più buono di sapore. I prati naturali, di colline e di montagna, sono ricchi di essenze vegetali che possono trasferire nel latte omega 3, acido linoleico coniugato, carotenoidi e tocoferoli, che hanno effetti molto positivi sulla salute delle persone. Oltre agli insilati e ai prodotti geneticamente modificati, detti OGM, è vietato lo spandimento nei terreni dove le bovine pascolano o dove si produce il fieno di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione, compost derivanti dal trattamento delle acque e liquami entro le 3 settimane antecedenti al pascolo o alla fienagione. I compost verdi possono essere utilizzati nei terreni. Nella produzione di latte fieno si possono utilizzare prodotti fitosanitari chimici di sintesi e i moschicidi, ma con prudenza. Nell'alimentazione delle bovine sono anche vietati sottoprodotti umidi della fabbricazione della birra e del sidro, della distillazione degli alcolici, dell'estrazione dello zucchero dalle barbabietole e altri sottoprodotti dell'industria. Non si possono utilizzare rifiuti di giardino, frutta, patate, urea e gli alimenti di origine animale, ad eccezione del latte e del siero per i vitelli. La melassa e le polpe secche di barbabietola possono essere utilizzate. Per la produzione di latte fieno, i concentrati, ossia i cereali, i legumi e i sottoprodotti ammessi, devono essere non più del 25% della sostanza secca della razione media annuale. Per produrre latte fieno sono sufficienti 14 giorni di conversione alimentare e può essere utilizzato il latte di bovine che abbiano partorito da non meno di 10 giorni. La STG latte fieno può essere una buona opportunità per gli allevatori delle zone collinari e montane.